del percorso museale è sicuramente la visita alla cupola. Con il rinnovato allestimento inaugurato nell'aprile del 2018, si può visitare nella sua completezza. È infatti possibile percorrere il camminamento della loggetta a 360 gradi. Gli affreschi della cupola furono realizzati da Morazzone e Guercino, grazie alla generosità e all'interessamento del vescovo Giovanni Linati. Il Morazzone, pittore lombardo originario del Varesotto, fu chiamato a realizzare la decorazione nel 1625, ma dopo aver compiuto i primi due spicchi dedicati ai profeti Davide e Isaia, si ammalò gravemente e venne a mancare. Al suo posto, fu chiamato a completare il ciclo Giovan Francesco Barbieri, detto Guercino, un pittore all'epoca già molto celebre. Il Guercino giunse a Piacenza nel maggio del 1626 e tra questo mese e il novembre dell'anno seguente realizzò la restante decorazione, dedicandosi ai sei profeti rimanenti: Aggeo, Ezechiele, Zaccaria, Michea, Osea e Geremia, e alle storie dell'infanzia di Cristo nelle lunette, che si alternano a otto splendide figure di sibille. Realizzò poi il fregio policromo, lasciando la parte monocroma del fregio agli aiuti. Le figure del Guercino si stagliano nettamente sullo sfondo della volta. E si distinguono pertanto da quelle del Morazzone per una più netta definizione del modellato e dei contorni e anche per una maggior brillantezza cromatica.